Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dobbiamo parlare del banner di Sephiroth. Banner di Sephiroth che, raga, a me piace un casino. Piace veramente un casino, ma più per il costume, fondamentalmente. E cioè, qui quello che a me veramente interessa è il costume. Se riuscissi ad ottenere almeno due copie dell'arma, diciamo, evento, sarebbe anche figo, in realtà. Però la cosa che mi interessa principalmente è il costume. È un costume incredibilmente buono. Cioè, boostare HP e boostare l'abilità della, diciamo, la potenza dell'abilità magica di base è davvero top, veramente top. Quindi è un costume che praticamente potrà dare accesso a qualsiasi build magica di Sephiroth con qualsiasi elemento, ovviamente tranne il ghiaccio, se avete il costume Arcanum, perché l'Arcanum ghiaccio è decisamente migliore da quel punto di vista. Però se non avete neanche il costume Arcanum ghiaccio, vi permette comunque di utilizzare Sephiroth al massimo della sua potenza magica. Ovviamente questo va anche un po' in risposta a chi mi andava contro dicendo appunto che qui il personaggio puoi utilizzarlo un po' come vuoi. È vero, da un lato, perché comunque le armi si possiedono sia da una parte che dall'altra, però se facciamo il confronto tra il costume di Sephiroth che potenzia il boost vento e invece il costume qui che potenzia l'abilità magica, è senza ombra di dubbio meglio quello che boosta l'abilità magica. Anche perché il boost ability della magia unito con il boost ability in generale vi consente di fare molti più danni. A differenza comunque di avere un boost vento che comunque deve essere pompato tramite altre, diciamo, tramite altre refined, e diciamo che non è la stessa cosa, perché potenziare l'elemento e potenziare il danno elementale ci sta, soprattutto se hai una debolezza contro quell'elemento. Ma se non c'hai debolezza contro l'elemento, è sicuramente meglio boostare l'abilità di per sé in modo tale da permettere di fare più danno. Capite quello che intendo? Quindi io direi che questo costume è una delle prove che si possa avere nel definire comunque Sephiroth idealizzato come DPS magico. C'è poco da dire. Ed è ottimo. Boost HP che fanno sempre comodo e il Boost Ability Magic che non è facile da fare tramite solo le armi. Quindi avere la possibilità di avere già una buona base col costume e poi magari incrementare qualche cosina tramite le armi è una cosa valida, cioè è comunque una strategia molto valida che consente appunto di sfruttare tutto il parco di skill di Sephiroth per quanto riguarda appunto il danno in generale magico. Mentre invece per quanto riguarda l'arma, ovviamente questa è pur sempre un'arma che è limitata, è pur sempre vincolata al crossover, quindi abbiamo un 540%, ma ricordatevi che quel 540% è full rosa. Quindi da non full rosa sarà un 280 probabilmente, sarà forse un 260-280 con forse con stelle rosse, e con la prima stella rossa e con la prima stella rosa forse saliamo a 360, una roba del genere, perché poi il moltiplicatore a 540 è full rosa, quindi bisognerebbe vedere i moltiplicatori senza full rosa, perché un pochettino questi moltiplicatori così ci ingannano. Anche perché essendo comunque un attacco AOE, 540% AOE è davvero tanto. Perché, come avevo previsto io, anche in questa cosa sono stato forse un po' lungimirante, essendo Kuja comunque fondamentalmente un attaccante che attacca AOE, io anzi mi sarei aspettato ultima come skill, però effettivamente ultima è da Kuja Trans, quindi quando si trasforma nella sua variante trans, quindi quando si incazza come una scimmia letteralmente. Mentre invece per quanto riguarda ovviamente il Kuja normale ci sarebbe stato Milestorm, che poteva essere comunque una skill interessante. Invece qui sono andati verso Flare Star, che è comunque un'altra abilità che richiama effettivamente Kuja, dove appunto abbiamo un 540% che vi ricordo essere alma full rosa, quindi considerate un 240, 280, massimo 320 come moltiplicatore se avete una o due stelle rosse, perché oltre quello non credo che si arriverà all'inizio, come danno non elementale magico però a tutti i nemici, dove si viene a ridurre l'attacco magico e l'attacco fisico se gli HP sono al di sopra del 50%.
Quindi mantenere Sephiroth con alti HP ci permette di ridurre l'attacco magico e fisico. Probabilmente sarà mid con max potencies high oppure low, perché avere il fatto di ridurre entrambi non mi stupirei se fosse un low con max potencies medium in realtà. Essendo comunque un'arma limitata, potrebbe anche essere medium high per renderla ancora più appetibile, ma questo effettivamente si vedrà poi direttamente nel banner. Io ripeto, non mi sorprenderei se fosse low e medium. Non mi sorprenderei se fosse low medium come max potencies, però se fosse medium high, ragazzi, direi che questa è un'arma che veramente si dovrebbe maxare senza pensarci due volte. Le refined abilities invece, boost attacco magico e boost ability, che avrei preferito boost magic ability, ma essendoci già il costume direi che hanno voluto un po' variare questa cosa, quindi direi che alla fine ci può stare come cosa. Però è un bel banner, cioè, allora, bel banner, ricordiamoci sempre che il personaggio singolo avrà 1% insieme anche alle armi in wishlist di uscire, quindi potrebbe essere un po' un casino, cioè è un po' più difficile in questo caso ottenere le armi evento. È vero che ce l'abbiamo garantita al sesto pull e quindi con un po' di fortuna almeno un overboost si riesce a fare, però se non si riesce a fare l'overboost è un bel casino, è decisamente un bel casino. Io ultimamente sono stato molto sfortunato su Evercrisis, quindi speriamo che pullare su Sephiroth mi ridia un po' di soddisfazione e di gioia. E l'unica paura che ho è che questo banner sia un bait. Purtroppo ho una grande paura che questo banner sia un bait, perché ho paura, ripeto, ho paura che questo banner sia un bait, perché mettere un'arma del genere, mettere un costume del genere in prossimità del mese prossimo in cui magari potrebbe uscire un personaggio nuovo, secondo me è un gran bait questo banner. Però io ci pullerò perché mi interessa il costume, mi fermo al costume. Se riesco a prendere almeno due overboost dell'arma nuova va bene, mi accontento, altrimenti amen. Cioè, terrò quello che ho, sperando di ottenere il costume il più velocemente possibile. Però il costume lo voglio. Raga, qui il costume lo voglio necessariamente, perché con questo costume posso dare vita comunque a Sephiroth al di fuori del ghiaccio. Perché ora come ora il mio Sephiroth in versione ghiaccio è un mostro senza senso. Però senza la versione ghiaccio Sephiroth mi scende comunque di tantissimi scalini. Invece così, adesso fortunatamente mi ritorna ad essere molto competitivo. Quindi il costume secondo me è ciò su cui effettivamente si dovrebbe puntare. L'arma, essendo comunque un'arma limitata, ragazzi, non fatevi venire, diciamo, la tristezza se non riuscite ad ottenerne più copie. Alla fine è un'arma buona, perché comunque abbassa attacco magico e attacco fisico, che sicuramente schifo non fa, però ricordiamoci sempre che Sephiroth è privilegiato, o comunque è favorito utilizzarlo con la Onibi. È anche vero che se avete la nuova arma di Eris non c'è bisogno, perché lei aumenta l'attacco magico, però per chi non ha la nuova arma di Eris, quest'arma, diciamo, potrebbe tranquillamente non essere mai utilizzata, perché Sephiroth utilizza la Onibi e poi come arma principale, se può utilizzare, sicuramente utilizzerà la Wing Edge, che è la sua arma più forte, almeno secondo moltiplicatori, e anche col fatto che sia arma elementale ghiaccio. Però questi, diciamo, sono pensieri miei fondamentalmente, anche perché il mio Sephiroth è decisamente più forte dal punto di vista ghiaccio. Però in linea di massima, qui secondo me il costume è ciò che veramente vale la pena pullare, se volete e ovviamente se potete soprattutto. È anche vero che abbiamo fatto un bel po' di gemme in questo periodo, quindi sono sicuro che per dicembre ci sarà
una campagna di Natale che ci permetterà comunque di rifare altre gemme, per cui se ci saranno personaggi, se ci saranno altri banner interessanti, sicuramente avremo modo di poterci rifare qualche cosina. Speriamo non un personaggio rottissimo, però noi siamo qui e speriamo. Per il momento penso che possa essere tutto. Fatemi sapere voi invece cosa ne pensate di questo banner, se ci andrete a pullare oppure no. Io come sempre aspetto le vostre risposte, aspetto i vostri feedback e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!